Oggi video sulle tendenze primavera estate 2018 ed è uno dei miei video preferiti in assoluto quando devo registrare. Allora, vedremo tutto quello che andrà di moda questa primavera estate e ci sono delle cose molto molto interessanti che io personalmente adoro, quindi ho già iniziato ad amare queste tendenze. Allora, iniziamo subito dal check multicolor, ossia i quadrati. Vedremo quadrati super super colorati. Sono già stati presenti d'inverno, ovviamente con colori molto più tenui. Quest'estate invece vedremo dei colori super super vivaci. Veramente vedremo di tutto, e quadrati su gonne, magliette, su borse, su pantaloni, su costumi da bagno, su scarpe in tela, veramente ovunque. Quindi sarà uno dei trend più cool di questa primavera estate 2018. Un'altra cosa che vedremo tantissimo saranno le righe. Anche queste sono state presenti durante l'inverno, ma d'estate saranno presenti ovviamente con colori molto più vivaci, come appunto il check multicolor. Le righe sono un must have delle tendenze, però come vi ho detto saranno un po' più contaminate. Le vedremo su delle stampe, su delle stampe floreali, sui grafici, insomma vedremo delle righe molto molto particolari. Saranno presenti le paillette e i laminati, quindi dei capi molto molto luminosi. Inoltre, un'altra tendenza che a me personalmente piace tantissimo sarà quella del pizzo bianco. Vedremo il pizzo sugli abitini corti, sugli abiti lunghi, sia per il giorno che per la sera, ed è uno dei capi in assoluto che più mi piacerà indossare durante questa primavera estate. Avevo già un vestito bianco in pizzo che presi da Telly Way, un vestito lungo con il pizzo sul corpetto, bellissimo veramente, quindi immagino già tutti i capi che vedremo nei negozi. Un'altra tendenza sarà quella dei pois, però questa volta non solo bianco e nero, quindi classico, ma pois che loro chiamano vitaminici, quindi super super colorati. Quindi come potete vedere sarà una delle primavere estate più colorate degli ultimi tempi. Quindi pois, fucsia, verdi, gialli, rosa, rossi, di tutti i colori, ovviamente dappertutto. Un altro capo che sarà molto molto indossato e che vedrete spesso nei negozi sarà il micro top, che era già presente negli anni passati, però questa volta sarà ancora più micro, quindi ancora più corto. Somiglierà più che altro a un costume da bagno, che io personalmente, avendo un seno un po' prorompente, non dico che sia gigante, però non posso utilizzare, e io ve lo sconsiglio. Quindi se avete il seno un po' più grande, evitate i micro top, soprattutto quelli micro, secondo me stanno molto meglio a chi ha un seno più piccolo. Jumpsuit, che già abbiamo visto negli anni passati, ma questa volta sarà utilizzato specialmente come capo elegante, quindi per le serate. Quindi non solo jumpsuit come tuta da tutti i giorni, quindi quelle corte con i pantaloncini, ma le tute quelle con i pantaloni lunghi. Sarà uno dei capi più eleganti e trend di questo 2018. Per gli amanti dello street style, il bomber anni 90, che io personalmente non amo, non mi piace, però sarà molto presente ed è uno dei capi che andrà soprattutto a inizio primavera, quando non fa né tanto caldo né tanto freddo. Ovviamente ci saranno tantissime sfaccettature di questo bomber, anche per chi magari come me non piace metterlo. Ci saranno comunque dei bomber molto molto carini, a quanto pare. Un'altra tendenza che io amo e che metto spessissimo è quella della blazer e della t-shirt, che secondo me è una delle accoppiate più interessanti quando si va di fretta, non si sa cosa mettere, perché unisce un capo classico ad un capo basic, ma nel contempo potete mettere comunque dei tacchi, potete mettere oppure delle scarpe sportive, insomma è un'accoppiata che io personalmente amo, come vi ho detto, quando non so proprio cosa mettere. E si vedrà tantissimo appunto l'accoppiata della giacca elegante con la t-shirt basica. Un altro capo che vediamo quasi sempre, diciamo, in primavera estate,
in primavera e estate, ma che quest'anno vedremo con un tessuto molto particolare, è il trench, che vedremo in vernice, specialmente con dei colori molto appariscenti come il rosso. Come abbinarlo? Se non sapete come fare, io vi consiglio di utilizzare dei capi basic, quindi una gonna nera magari, molto molto classica, con una camicia bianca e sopra questo blazer di vernice rosso. Secondo me è molto carino, ovviamente per chi piace osare un po' di più. I pantaloni a culotte nuovamente, che ci sono comunque sempre stati in inverno, ma che personalmente io preferisco utilizzare di più quando inizia a fare caldo, e sarà presente appunto questa primavera estate, e li vedremo con le righe, con le stampe, con i quadrati, con tutto quello che appunto vi ho detto. Togliete di mezzo i due pezzi e sfoderiamo il costume intero, sia anni 30, in versione anni 30, con un cinturino alla vita, bellissimo, oppure anni 80. Io adoro il costume intero. Quali saranno i colori più trend? I colori più trend saranno il giallo, che sarà presente in tutte le sue sfaccettature, sarà presente il rosa, si indosserà in total look, oppure in abbinata con il rosso, come già abbiamo visto. Il rosso appunto sarà presente, e poi tutti gli altri colori pastello, che ovviamente sono un must have della primavera estate. Per quanto riguarda le stampe, vedremo le farfalle, quindi saranno presenti tantissimo le stampe a farfalla, e ovviamente il floreale, che era già stato presente negli anni passati, però quest'estate sarà ancora più presente. Allora ragazze, queste erano le 15 tendenze primavera estate 2018. Se volete un altro video sugli accessori, le borse, le scarpe, gli occhiali, i cappelli che andranno di più di moda questa primavera estate, fatemelo sapere, lasciatemi un bel pollice in su, scrivetemelo nei commenti. Spero che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere quali tra queste saranno per voi le vostre preferite e le vostre tendenze preferite. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!